Amici del campionato universitario, buonasera da Riccardo Lionetto e benvenuti al Sant'Ambrogio Palace di Milano. Va in scena il match tra Chievo Veronica e Wenge, valida per l'ottava giornata di Lega Statale. Wenge che ha l'occasione di formalizzare la qualificazione al trofeo degli Atenei, mentre il Chievo deve vincere per restare in zona playoff. Passiamo alle formazioni. Chievo Veronica che schiera De Carlo in porta, poi Barretta, Bozzetti, D'Antoni, Garmagnati, Marinello, Murgia e Spinoglio. Wenge che risponde con Andrea Nocco in porta, Anelli, Mastromarino, Matrone, Mattia Nocco, Zazzi, Salaroli. Adesso vediamo Marinello. Tocca per le vie centrali, poi la conclusione sporcata! E Spinoglio non riesce a ribadire in rete. C'è l'intervento di Nocco. Poi Marinello, D'Antoni. Spinoglio prova a far filtrare la palla, non ci riesce. Occhio a Mastromarino che è partito. Mastromarino fino in fondo, Mastromarino allarga. Dove c'è Salaroli che la prova! Il vantaggio del Wenge! Salaroli 1-0! Vediamo ancora Marinello, allarga per Barretta. Barretta gioca ancora per via centrale per D'Antoni. Bella triangolazione, ma capisce tutto Marani. Molto bravo. Ripartenza ancora di Mastromarino che va via. Sulla sinistra ancora Mastromarino, si invola, entra in aria Mastromarino. Pallone in mezzo! Ancora il cross di Zazzi, pallone allontanato per un attimo. Nocco, la prova! Sul fondo. Adesso Barretta porta il pallone. Poi D'Antoni, sbaglia D'Antoni. Allora abbiamo Mastromarino ancora. Anelli in profondità a cercare Mastromarino. Mastromarino! Il raddoppio Wenge 2-0 con Mastromarino. 12° gol stagionale per lui. Vediamo adesso il Chievo, pallone lungo per Barretta. La gran risposta di Nocco. Gran parata da parte di Nocco. Parta il pallone adesso. Bozzetti. Ancora Marinello, la prova! Un gran gol da parte di Marinello che rimette in carreggiata il Chievo Veronica. 2-1. Gran mancino da parte del numero 7 giallo-nero. Vediamo ancora Barretta, il tocco per Marinello. Marinello col destro! Pallone alto! Nocco. Zazzi. Pallone per Anelli! Eccolo! Il bomber Davide Anelli. 3-1. Prova a cercare il tiro, addirittura De Carlo la blocca senza problemi. E su questo tiro finisce il primo tempo al Sant'Ambrogio Palace di Milano tra Wenge e Chievo Veronica. Parziale a favore del Wenge per 3-1. Comincia la ripresa tra Wenge e Chievo Veronica, 3-1 a favore del Wenge. Adesso Matrone va a cercare Mastromarino in aria. Mastromarino 4-1, la doppietta di Mastromarino, 13° centro stagionale. Numeri da capogiro per il numero 8 verde. Vediamo adesso Zazzi, viene avanti. Il tocco per Ranelli, la prova col destro sul fondo. Parte il pallone adesso Marani, viene avanti Marani. Allarga per Anelli, la risposta di De Carlo. Viene avanti Marani adesso, 3 contro 1, tocco per Mastromarino. Mastromarino, la tripletta di Mastromarino, 5-1, 14 in stagione. Garbagnati, Garbagnati col destro, Nocco la blocca. Nocco viene avanti, zona centrale, allarga per Zazzi, Zazzi, la finta di Zazzi. Tocca corto per Anelli, 6-1, la doppietta anche di Anelli. Vediamo adesso ancora Salaroli che serve Mastromarino. Quarta rete per Mastromarino in questo match. Marinello, Marinello, limite dell'aria, la prova, viene fermato. Poi D'Antoni recupera la palla, attenzione al Chievo. D'Antoni. Entra in aria D'Antoni, pallone in mezzo. Nocco, la devia in corner. Adesso ancora Anelli, prova a far filtrare la palla, non ci riesce, recupera il pallone D'Antoni. Pallone per Marinello e la rete del 7-2, la doppietta di Marinello. E sul gol di Marinello finisce anche il match. Vince il Wenge che passa al trofeo degli Atenei come prima classificata. 7-2 il finale qui al Sant'Ambrogio Palace di Milano. E proprio al Sant'Ambrogio Palace di Milano vi saluto. E dunque buona serata da Riccardo Lionetto.